È finita al quarto posto su 20 borghi italiani in competizione. La cittadina di Castro, in provincia di Lecce, ha conquistato un importante piazzamento dopo Ronciglione, in provincia di Viterbo, Sant'Antioco, in Sardegna e Salemi, in Sicilia. Castro, con 95 abitanti nel suo centro storico, vanta un'importante storia legata al nome di Castrum Minerve, menzionato da Virgilio nell'Eneide per la presenza di un tempio dedicato alla dea romana. La località è stata di grande importanza per le rotte commerciali romane e in seguito è stata elevata al rango di contea. Sul valore del riconoscimento ottenuto dal Borgo Salentino, il sindaco di Castro, Luigi Fersini. È stata un'esperienza entusiasmante. E eravamo in 20 a concorrere, una località per ogni regione. Ci siamo classificati col quarto posto. Avevamo dei concorrenti molto più famosi di noi, parlo chiaramente di Castro. Ciò nonostante, ci siamo lasciati alle spalle ben 16 località. Io mi aspetto di avere un incremento turistico, e anche perché noi il mese scorso abbiamo inaugurato la statua di Atena dopo averla ricomposta e stiamo già avendo dei riscontri alquanto positivi in termini di presenza.